In realtà io pensavo che quando mi chiamarono, insomma, di fare un provino, quindi dissi, vabbè, ci saranno 20 persone, fa un provino, quindi andare. In realtà lei voleva solamente, lei, loro, perché c'era anche Sergio Iapino, volevano solamente conoscermi umanamente, perché professionalmente avevano già scelto. Avevano già individuato il Sì, tuo esatto, sì, ruolo. lei gli piacevo, mi aveva visto, ha detto questo è curioso, è carino, è simpatico, e poi me lo disse lei dopo, Certo. ovviamente. E da lì iniziò questa avventura che era soprattutto, diventò per mia fortuna, un'avventura di amicizia anche, perché poi sono stato a casa sua, a Santo Stefano, al mare, tutti i giovedì mangiavamo a casa sua. Mi dicono che era molto simile a come si vedeva in TV. Uguale, non simile, uguale, nel senso, infatti la mia cosa, il primo giovedì quando arrivai a casa Pelloni, a casa Carrà, dopo la puntata, perché lei invitava i più stretti, dopo la puntata cucinava lei, No. e quindi sì, nel pomeriggio, che era metodicissima proprio, quindi preparava, poi quando stavamo per uscire dallo studio che avevamo finito, chiamava la sua collaboratrice, dice stiamo arrivando, metti a riscaldare, prepara, insomma, però aveva già preparato lei nel pomeriggio. E la cosa curiosa, io la prima sera, quando girandomi così, c'era Raffaella Carrà che mi serviva il pollo coi peperoni. Ne vuoi ancora? E lì dissi, ma dove sto? Perché Siamo nel mondo Raffaella del Carrà che surreale. uno, io fino al giorno prima l'avevo vista, no? Impaiettata col Certo. vestito rosso lungo, fiesta, eccetera. Era lì che mi serviva il pollo coi peperoni.